Bello. Buongiorno, allora, nuovo vlog, però è un vlog un po' diverso che non ho mai fatto perché l'inizio inizia un po' così. Ovviamente non ho registrato, diciamo, qualche clip per il battesimo perché domenica 4 settembre ha fatto il battesimo mia nipote. Quella appena nata, più piccola. E diciamo che non, cioè, mi sono goduta il battesimo, non ho ripreso, ho fatto clip. All'inizio volevo fare un vlog, però poi ho detto c'è troppa gente, ci sono troppi parenti, non voglio riprendere persone che non voglio far vedere, ovviamente per privacy su YouTube. E allora ho deciso di riprendere quei minuti, piccoli minuti per Instagram per farvi vedere, diciamo, il battesimo, un pezzettino del battesimo, qualche clip del battesimo su Instagram. Per cui, dato che nessuno di voi ha Instagram, allora vi metto anche qui qua le clip che ho fatto su Instagram e in più vi metto tutte le foto del prima e del dopo del battesimo, che saranno ovviamente a fine vlog. Per cui il battesimo non è, diciamo, non ha tante clip, però ho fatto anche un nuovo look, ho cambiato nuovo look. Ovviamente i capelli adesso si sono un po' rovinati perché dopo 3-4 giorni ovviamente non è che i capelli restano. Avete visto i miei capelli come erano prima e come erano dopo, per cui c'è la differenza. Io vi voglio far vedere adesso come sono, perché dopo 3-4 giorni che sono passati, giustamente i capelli, non dico che sono cambiati perché ho cambiato look, ho esagerato, però diciamo che quando sono andata al parrucchiere, io all'inizio andavo dal parrucchiere italiano, poi dopo un po' mi sono stufata perché uno costa troppo, due devi prendere appuntamento e non hai tempo, no? Per cui adesso qua ci sono due parrucchieri cinesi che abitano vicino a me, in poche parole. E allora lì non devi prendere appuntamento e ti fanno subito i capelli. Allora sono andata lì a provare sia uno che un altro, sono due parrucchieri diversi. Prima ho provato quello vicino, diciamo, al supermercato. E poi ho trovato un altro a Cernobbio di un altro, diciamo, un altro parrucchiere. Quello di Cernobbio sono andata appunto il giorno prima del battesimo. Invece l'altro non vi ho fatto vedere perché giustamente non ho ripreso. Mi sono trovata meglio col primo che con quello di Cernobbio, perché quello di Cernobbio, così così. Comunque, il nuovo look esagerato è questo. Ovviamente avete visto le clip che avevo fatto il prima del dopo, che si vede tanto la differenza perché i miei capelli erano molto lunghi. Vi metterò semmai la foto qua, oppure anzi ve la metto a fine video.
faccio vedere il prima del dopo del nuovo look. L'unica cosa pazza che ho fatto, ho tagliato i capelli perché erano veramente rovinati. Appena gli ho detto al cinesino, devo tagliare i capelli, ma le punte, mi fa, ok, va bene. Guarda, i miei capelli erano tutti rovinati. Cioè, erano tanto rovinati. Allora mi fa, ma sono rovinati, per cui te li taglio così? Io non li vedevo come aveva detto, perché giustamente non avevo uno specchio dove mi faceva vedere quanto me la tagliava. Alla fine guardo e dietro c'era mia mamma e mia mamma gli fa, sì, va bene così, tanto sono rovinati, taglialo. Io pensavo che li tagliava poco, perché ho detto, vabbè, sì, sono rovinati, ma non penso così tanto. Quando sono uscita dal parrucchiere, che mi sono guardata dopo che sono arrivata a casa, mi sono guardata al cellulare, eccetera, che ho fatto così, poi ho preso i capelli, ho fatto così, come se non avevo niente. Cioè, io sono abituata ad avere i capelli lunghi, e avendo i capelli lunghi, quando fai la coda o quando te li tocchi, senti la lunghezza. Quando invece me le sono toccate, ho detto, oh mamma, perché me l'ha tagliati così tanto? Lo so, erano tanto rovinati, però dato che a me piacciono i capelli lunghi e voglio che crescono anche di più fino al sedere, vogliono che siano ancora più lunghi, solo che erano talmente rovinati che ho dovuto tagliarmeli per forza. Per cui le punte, anche se me le tagliava, facevano schifo. Allora, alla fine ho dovuto soffrire perché adesso è difficile, diciamo, stare dietro ai capelli così corti. E vabbè, ok, ricrescono perché ricrescono, anzi, secondo me ricrescono più velocemente. È da un anno che non li taglio i capelli, infatti erano veramente rovinati. Ci sono rimasta male perché adesso guardo le altre che hanno i capelli lunghi, i miei sono corti perché ovviamente i miei capelli arrivavano un po' giù. Non lo so, sono rimasta un po' così così. Infatti volevo farvi vedere questo nuovo look. Il cambiamento dei miei capelli, tranne il colore perché ho per adesso tenuto il colore. L'unica cosa è il taglio. E ho fatto un po' tanta pazzia. Allora, mi sono fatta anche le unghie. Allora, vi metto il prima delle unghie, sia come si chiama? Delle mani e dei piedi. Allora, questo è il dopo. Ho fatto il semi permanente sia nelle mani che nei piedi, che adesso vi farò vedere anche i piedi. E ovviamente mi dovrebbe durare più di 3 settimane. Secondo me i piedi mi durano di più che delle mani e ho scelto questo colore tipo Tiffany azzurro, quasi uguale al vestito, e invece per i piedi ho scelto il rosso, per cui calcolate che il semipermanente mi dura di più a confronto di un gel o altre cose. Comunque vi faccio vedere poi il prima del vi metto o la clip o le foto, vi faccio vedere come erano prima con lo smalto normale. E come sono adesso, perché adesso mi sono fatta le mani da una mia amica che fa le manicure ed è molto brava, per cui ho fatto il semipermanente. Ho fatto sia i capelli che le mani, i piedi, in poche parole. Comunque adesso vi faccio vedere anche le scarpe, anche se avete già visto la clip o ve la faccio vedere dopo. Vabbè, dopo vi metterò le clip del vestito, però vi voglio far vedere le scarpe che ho comprato. Che ho ancora la scatola, anche se mi sono rotte, perché si sono rotte le scarpe. Prima di comprarle ho visto che si sono rotte e non mi sono accorta che erano le scarpe si sono erano già rotte. Però ormai diciamo che se riesco a utilizzarle le utilizzo, poi li butterò, tanto per quelle che l'ho pagate. Adesso vi faccio vedere le nuove scarpe e niente. Volevo farvi vedere questo pezzettino di battesimo della mia nipotina e ovviamente poi anche il nuovo look. È un vlog molto diverso, molto particolare, perché non è un vlog dove io vi saluto prima e poi vi faccio vedere le altre cose.
dato che non volevo spoilerare il nuovo look, il nuovo taglio, giustamente ho detto metto le prime clip del battesimo e poi per finire metto il nuovo look. Comunque, niente, spero che i capelli crescono, ma ovviamente spero di sì. Non è male il taglio perché è bello, cioè è dritto e diciamo che almeno sono più liberi, sono più tagliati e diciamo che ci voleva, anche se sono un po' triste perché adesso ho i capelli corti, quando faccio la coda, giustamente facendo la coda si vede che sono corti, però vabbè, prima o poi cresceranno ancora, diciamo, di più di prima. Ok, vi faccio vedere le scarpe e poi vi metto le altre clip e per finire le foto del prima e del dopo, sia del battesimo che dei capelli. Così almeno concludiamo qua il vlog, anche perché di sicuro è durato troppo, poi 10 minuti è anche già tanto. In più ci sono altre clip, per cui durerà anche fin troppo questo vlog un po' diverso dal solito. Comunque, spero lo stesso che vi piace. Intanto vi faccio vedere le scarpe e continuate a finire di vedere il vlog. Un po' complicato, un po' diverso dal solito. Non so quante volte lo devo ripetere, ma finite che vi faccio vedere le scarpe. Allora, anche se vi vedete dopo indossato, comunque vi voglio far vedere. L'ho prese dal Pittarello, l'ho pagate 13 euro. Le altre scarpe le ha prese il mio ragazzo e abbiamo speso 77,20 euro. Invece queste le ho pagate 13 euro perché erano in saldo invece di 24,13 euro. Comunque sono belle, l'unica pecca che sono rovinate, cioè sono si sono rotte e sono rovinate, io non mi sono accorta. Queste, vedi, cioè, vedete qua, è rovinato. Però sono carine, sono beige, carine. E poi è rovinato anche qua, si è proprio spaccato il laccio, per cui non dureranno tanto, ma per quelli che li metto. Però sono belle, sono anche comode, perché sono comode, le ho provate tutto il giorno del battesimo, sono comode, sono anche carine. E queste sono le scarpe che userò per un bel po' e poi ovviamente le butterò perché, dato che sono, non mi sono accorta che erano rotte, però non posso neanche portarle indietro perché alla fine non c'è neanche più il numero, era l'unico numero che c'era, che era questo qua, il mio, però fino a quando resiste che riesco a tenerle su allacciate così va bene, però sono belle perché sono anche comode e io con le zeppe mi trovo sempre bene. E niente, queste sono le scarpe nuove che ho comprato. Vi lascio alle altre clip di come ero vestita al battesimo e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Ciao, spero che questo vlog, anche un po' diverso, vi piace. Fatemelo sapere, ovviamente sempre giù nei commenti.